Passaggio di consegna nella sala consiliare del comune di Pordenone tra l'assessore e vice sindaco uscente Emanuele Loperfido, Alberto Parigi, che diviene il nuovo vice sindaco, ed Elena Ciolin, nuovo assessore a sicurezza, bilancio e commercio. Sindaco Ciriani, abbiamo nuove deleghe e nuovi assessori in giunta. Quali sono gli obiettivi che si pone questa giunta? Beh, di continuità rispetto all'assessore che lascia, in questo caso Emanuele Loperfido, che è diventato parlamentare, motivo di grande compiacimento, perché avere un ministro, un parlamentare di questo territorio, di questa città, significa poter rendere decisamente più fluida e più facile l'interlocuzione con i ministeri, e il comune di Pordenone, come il territorio, ha notevole relazione con numerosi ministeri, molto spesso faraginose e complicate. Avere dei buoni ambasciatori significa rendere le cose decisamente più semplici e poter presidiare i nostri progetti. Ho scelto due assessori, uno che assumerà il ruolo di vice sindaco, Alberto Parigi, già assessore alla cultura, mio uomo di fiducia, persona colta e preparata che per molti anni mi è stato accanto, e poi Elena Ciolin, che assumerà la delega al commercio, al bilancio e alla sicurezza. Anche in questo caso persone che hanno lavorato sempre nell'ombra con grande competenza, senza sgomitare, senza la smania di diventare assessori, anzi al contrario, con la volontà di stare dietro le quinte. A loro ho chiesto invece di aprire il sipario, di mostrarsi, di mettersi al servizio della comunità, perché abbiamo un programma amministrativo ambizioso che dobbiamo realizzare entro il 2026, io sono sicuro che ce la possiamo fare. Assumo questo nuovo ruolo con un senso di responsabilità, spirito di dedizione nei confronti della nostra comunità. Sono i valori e lo spirito che credo mi abbiano animato fin qui nel ruolo di assessore alla cultura, all'istruzione e alle politiche giovanili. Deleghe che mantengo, a cui si aggiungono questi nuovi compiti di vice sindaco, con una collaborazione ancora più stretta di quanto fatto finora con il sindaco Ciriani. Continuiamo la nostra strada di un potenziamento infrastrutturale della città, ma puntiamo anche sul capitale umano. Penso per esempio ai giovani, alla partita dell'università, o la partita della nuova sede dell'ITS che verrà costituita nella sede dell'ex birreria. Sono onorata di ricoprire questo ruolo istituzionale e credo che sia la dimostrazione di una grande fiducia, frutto e riconoscimento di tanti anni di lavoro. I primi passi dopo le riunioni di settore saranno quelli dell'ascolto immagino alle associazioni di categoria, ai giovani imprenditori per quanto riguarda il commercio, sarà la ricerca della possibilità di accedere a tutte le linee contributive, quindi a partire dalla regione con la quale c'è un buon rapporto, e così sarà anche per il bilancio, un bilancio che ha consentito l'immediata operatività, perché appunto è già stato aperto l'esercizio di questo anno, che significa il 100% di servizi per i nostri cittadini. All'assessore Monica Cairoli va la delega alla protezione civile. È un onore perché gli uomini e le donne della protezione civile hanno un senso della comunità che raramente si trova, e i compiti che svolgono sono cose fondamentali, e in me troveranno naturalmente porte spalancate per lavorare insieme.